quiere guerra para los que ya no luchan en la tierra. Para los que dudan y no eligen nada, los que tienen miedo y puertas cerradas, para los ausentes, los sobrevivientes. Cambian ya tus sueños, nada más, con el mismo cuerpo comenzar. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar. Tiempo de cambio, de lluvia, de sol. Tiempo de ser el amor. Tiempo, tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de ser el amor. Tiempo. Calma, signori. Ma qui non c'è niente. Che? Che cosa? Mi spiega cos'è questa pagliacciata, Dunov? Un momento, un momento, un momento. Alt, alt! Fermi tutti, fermi tutti. Mi perdoni, agente, ma io l'ho visto. Signore, questo busto è vuoto, guardi pure. Sì, certo, ma io l'ho visto. C'era una specie di manufatto là dentro, erano tubi e c'erano dei colori di liquidi, di blu e rosso e c'era un tubo messo non su. Non vediamo alcun tubo colorato, Dunov. No, no. Prova di giocare, Dunov. No, 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 spirito, parli, non sono diventato qui pazzo. Qui l'unica cosa certa è che il mio tesoruccio e i suoi compagni le hanno fatto un dono con le migliori intenzioni. Lei ha mal interpretato la cosa e non riusciamo a capire per quale ragione, ma preferiamo non indagare, andiamo, dai. No, 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 solo un momento, spirito, per favore, aspetti, dica qualche cosa, non sono diventato pazzo. Non ho molto da dire, beh. Ma no? Solamente che dall'altra settimana il signor Dunov ci punisce non facendoci fare ricreazione perché abbiamo saltato una lezione. E da questa settimana, sempre puniti dal signor Dunov, puliremo tutto il collegio perché due nostri compagni hanno avuto un incidente fuori dal collegio. Ma no, 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 non è andata così. Non così. Io vi posso spiegare come davvero è andata tutta. Signori, a nome del consiglio d'istituto mi scuso per il contrattempo. Troveremo il responsabile di questa ignobile pagliacciata. E mi scuso ancora per avervi fatto accorrere qui. Sono a giornata dei lavori. Io le prove vado. È lui. Sì, è vero. Guido. Come va? Come va? Come va? Ti dimentichi di chiamarci al telefono. Non passi in macelleria, come mai? Qual è il problema? Passo praticamente le giornate a studiare, come volete voi. A proposito di macelleria, sai che pensavo? Perché non la vendete al miglior offerente? E il ricavato regalatelo a qualche familiare. No, non posso credere che ti comporti così con noi. Non posso accettare che tu non sia orgoglioso di tuo padre e tua madre. Abbiamo venduto i nostri averi per salvare la vita a tuo zio. Tu prima non eri così. Non te la prendere, cara. Non ne vale la pena. Lasciamolo qui con i suoi amici. Vediamo quanto tempo resisterà senza vedere un soldo. È una minaccia? Non è una minaccia, è la realtà. Per me tu sei morto. La vergogna che dici di provare per colpa nostra è nulla rispetto a quello che ci fai provare tu. Andiamo. Guido, dobbiamo parlare. Di cosa? Come di cosa? Mi hai piantata ieri sera. Io non lo sopporto e lo sai perfettamente. Questo è un altro rimprovero. Ma che cavolo stai dicendo? Io sto solamente cercando di difendere il nostro rapporto. Non me la sento di parlare ora, non è il caso. Ah, vuoi rimandare? E chi credi di essere per poter decidere quando e come affrontare certi argomenti? Senti, Guido, se la nostra storia è finita, devi solo dirmelo e basta. Aspetta, aspetta un secondo. Lasciami in pace. Vico! Non vi era sembrato strano che Dunov avesse accolto il nostro regalino con tanto amore e affetto? Era ovvio che voleva tenderci una trappola e allora stanotte la vostra Maritza ha fatto in modo di far sparire l'esplosivo dal busto. Che godimento, ragazzi! Non potete immaginare che faccia ha fatto il vecchio! I nostri genitori stavano per sbranarlo, i poliziotti lo volevano arrestare! Non è brava, grazie, brava. Grazie! Accidenti! Stai male, pensi ancora a Francisco? No, 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 no. È mio. Feli, ti sto parlando di Francisco. È mia, ecco, mia! Ah! Mia! Ciao! Ah!
molto bello, bene. Sì, tu sei capitato, dobbiamo raccontare un sacco di cose, davvero tante. Sapete cosa abbiamo passato? Venite che ti racconto tutto. Ciao, ma sei matto? Io? Perché sei tornato? Perché altrimenti mi cacciavano dal collegio. Ah sì, e come avremmo fatto dopo? Giù le mani. Ma lo sai che stai bene cacciato così? Domani vi racconto tutto delle Galapagos. Galapagos? Eravate alle Galapagos? Non lo sapete? No, andiamo. No, sì, sì, abbiamo vinto un concorso e siamo andati alle Galapagos. Questa è incredibile, mai sentito e poi le Galapagos. Oh, Manuel. Questa volta mi avete fatto veramente stare con il cuore in gola. Ah. Avete fatto proprio una ragazzata. Io mi stavo precipitando in aeroporto, piccola. Maurizio, aspetta. Ma dov'è la nostra non so mia? Dove. Hai visto la locandina del... Aspetta, tesoruccio. Tu ed io dobbiamo parlare. Pensavo che non avresti mai avuto il coraggio di dirmelo. Bene, sentiamo. Ecco a lei, professoressa. Ah, la ringrazio, Gloria. Come lo prende di solito? Zuccherato o amaro? Ah. È così tanto amara la mia vita. No, coraggio, andiamo, professoressa. Adesso non deve dire queste cose. Ma intanto io ho perso il treno della felicità. Ilario è partito e non tornerà mai più. E io guardo il treno che parte, col biglietto ancora in mano. Mi ascolti bene, Gloria. Se mai si dovesse innamorare, lotti. Lotti per quello che desidera. No, piccola mia, non possiamo troncare qui il discorso, amore. Devi parlare con tua madre, perché se non lo fai, se interrompi la comunicazione, se blocchi il flusso interpersonale, io perdo tutte le mie energie. Scusa, ma io sono tua figlia o il tuo caricabatterie? Non ti parlerò mai più dopo la figura che mi hai fatto fare. Vabbè, hai ragione, tesoro mio. Ho esagerato un tantino con la scenata in quel ristorante. Però tu mi devi anche capire. Che cosa devo capire? Che non è semplice per una madre vedere diventare grande la sua bambina. Che sua figlia si emancipa ogni giorno di più. Che all'improvviso deve lasciare che prenda da sola le sue decisioni. Mi devi perdonare, tesoro mio. Non accadrà mai più, te lo prometto. Non è facile. So che non posso decidere riguardo ai tuoi affetti e... che non ti posso proibire di socializzare. Però tu devi anche riconoscere che quando sei scappata a Machu Picchu hai scelto di mettere in gioco gran parte della fiducia che ti avevo concesso. E che ti eri guadagnata, amore mio. Mi hai già punita per quello oppure no? Ascolta. Cosa? Io ti concederò tutta la libertà che ti servirà per essere felice. In cambio ti chiedo di farmi un solo favore. Quale? Non nascondermi mai niente. Vedremo. Quanto sei permalosa. Quel ragazzo, posso sapere almeno come si chiama? Ivan. È il tuo ragazzo? Sì. Non vedo l'ora di dimostrarti fino a che punto è cambiato il mio atteggiamento nei tuoi confronti. Ehi, giovanotto, Ivan! Vieni qua! Ma guardate quanto è bello! Le mie congratulazioni, sono proprio contenta che stai con mia figlia, Passerotto. Sai perché? Perché se lei ti ha scelto vuol dire che sei un bravo ragazzo. Mamma, per favore, no, ma sei... tesoro, non mi ringraziare, faccio solo il mio dovere. Scusami tanto, Ivan caro, so che è prematuro parlare di matrimonio, però... Matrimonio? Certo, amore, certo, ti giuro, Ivan, sogno sempre di vederla col vestito bianco e tu saresti un autentico schianto col frac da svenire, perché sei bello, sei bello. Mamma, per favore. E gli devo dire un'ultima cosa, cara, ecco, sinceramente... Che Dio ti benedica, figliolo. E se avessi bisogno di una mano, conta tranquillamente su tua suocera. Maritza, dagli subito il numero del mio cellulare, ma non chiamarmi quando lavoro e quando mangio il mio yogurt. Maritza, ti prego, datti una pettinata, non ti posso vedere con quel cespuglio in testa. È completamente pazzo. Beh, adesso sapete come sono andate le mie vacanze. Le vostre, invece, come le avete passate? Vico, mi dici qual è il tuo problema? È Guido. Ho l'impressione che abbia un'altra mia. Come hai l'impressione? Non lo so, è strano, non lo riconosco, non mi dice dove va. Dico, ascoltami, fingiti stupida, come se non avessi sospetti. Se Guido si sentirà tranquillo, abbasserà la guardia e tu potrai capire se ciò che temi è vero. La tua amica ha ragione. E comunque quel ragazzo non mi piace. Come state? Bene. Scusa, mamma, che ci fai qui? Ho accidentalmente sentito di cosa parlavate, così ho espresso la mia opinione. Però a te non importa, vero? Noi adesso andiamo. Sì. Ciao. Missione compiuta. Ora che hai finito di fare la brava madre, mi puoi lasciare tranquilla. Anche se non ci credi, ti voglio aiutare stavolta. Ah, vuoi aiutarmi? Sì. Dopo avermi ignorata per tutta la vita, non ti sembra che sia un po' tardi per fare la madre? Può essere...
Comunque ero venuta a dirti che vorrei che questa sera venissi a dormire a casa. Ho bisogno di parlarti di una cosa estremamente importante. Beh, parlamene qui, visto che ti sei disturbata a venire. Io sono venuta per non creare altre complicazioni, veramente. Però, per affrontare certi argomenti, questo è proprio il luogo meno adatto. Vico, cara, ho bisogno che passi la notte a casa, va bene? Chiaro? Io so che avete cercato di prendervi gioco di me. E tutti sappiamo che bene o male ci siete riusciti. Però io voglio che sappiate che in futuro quanto ho deciso non deve rappresentare il benché minimo precedente. Noi le volevamo solo fare un regalo. No, non provate a fare gli angioletti perché potrei anche tornare su quanto ho stabilito. Su richiesta dei vostri padri in riferimento alla presunta ingiustizia che avrei commesso contro di voi, ho deciso di annullare tutte le punizioni. Quindi potete fare ricreazioni e pause. E non dovrete più eseguire nessun lavoro di pulizia. Non è cambiato niente. Allora, Choppy, ti piace il tuo nuovo lettino? È comodo. Missione compiuta. Ora si mangia, Choppy. Scusa, ma lo fai apposta? Di cosa parli? Io ti chiedo di portargli qualcosa da mangiare e ti presenti con questa spazzatura. Dici che non gli piace? Hai mai visto un cane mangiare patatine fritte, lecca lecca o merendine alle carote? Beh, se il latte non va da Choppy, Choppy va dal latte. Vuoi portarlo al bar? Mm-hmm. E come pensi di fare? Se vuoi saperlo, devi semplicemente seguirmi. Sono proprio contenta che sei nella nostra stanza. Imparerai molto da me, Pili. Preparati a prendere appunti. Bene, e adesso? Benvenuta nel nostro mondo. Grazie, ragazzi. Di nulla. E Pilar non è la sola novità del nostro mondo. No? Come non è l'unica novità? Non ci avranno mica assegnato un'altra persona, no? Mia, di questo ti dobbiamo parlare. C'è un piccolo problema. Un piccolo problema? Non mi pare che... Si può sapere quale piccolo problema? Buongiorno, signorina Colucci. Oltre al piccolo problema, c'è una novità che non ti abbiamo raccontato. Bentornata al nostro collegio. Devo parlarle. Subito. Accomodati. Non ho dimenticato ciò che è successo l'anno passato. Blas, io... Ho avuto l'immensa fortuna che Dunoff ha rivisto la mia posizione. Mi ha reinserito nel personale del collegio. Questo vuol dire che continueremo a vederci fino al quinto anno. Ed era questo... che mi volevi dire? Questo è che ho saputo che ti sei fidanzata con Manuela Aguirre. Ero sicuro che fra voi fosse finita. Non ti arrabbiare, per favore, Blas. No, non mi arrabbio. Non ti preoccupare. Al contrario. Spero che questa relazione ti faccia maturare. Così io e te avremo finalmente il rapporto che sognavo. Parlo di una relazione cordiale e matura. Fra due persone che si rispettano e che si vogliono bene, ti va? Possiamo essere buoni amici? Sì. Sì, e grazie. E perché mi ringrazi? Perché quando ti ho visto ho avuto un po' paura e... Però ora che sono qui... Ho l'impressione che fra noi le cose potranno cambiare, no? Certo che sì. Bene, era tutto. Puoi anche tornare dalle tue amiche. Ti staranno aspettando con un po' di ansia, no? Sì. Beh, sì, e grazie di nuovo. Di nulla. Giuro che ti farò passare il peggior anno della tua vita, mia Colucci. Nessuno si può mettere contro di me e pensare di passarla liscia. Nessuno.
Chiudi di più lo zaino, lo vedranno. Non posso chiuderlo di più, altrimenti a Choppy non arriverà più aria al cervello e potrebbe soffocare. E cambia quell'espressione, si vede lontano un chilometro che qualcosa da nascondere. Che combinate, signorine? Le giuro che non stiamo combinando nulla, veramente. Allora perché è nervosa? Nervosa? Io? Sì, lei. No, la perdoni, è che la secchiona ha appena preso solo un 8 e mezzo e quindi è nervosa, capisce? Cos'è stato? Cos'è stato? Boh. Ho sentito un rumore, cos'era? Francisco, ma perché non guardi dove cammini? È che ho la tosse, ho preso molto freddo. E stavo cercando proprio lei. Sto organizzando una partita di calcio studenti contro professori. Non può non partecipare? Allora? Blasse mi ha detto una cosa che sinceramente non mi aspettavo. Volete sapere che mi ha detto? Ma chi... cosa sono queste? Chi ha messo queste foto sopra il mio letto? Chi è stato? Perdonami, però mi secca quando qualcuno tocca le mie cose, anche quando si siede al mio posto. Ah, sì, poverina. Normalmente alle matricole qualcuno spiega come funzionano le cose, ma non ti preoccupare, ora rimedio. Articolo 1, questo letto è mio. Magari ti starei chiedendo che vuol dire e io te lo spiego. Chi è che dorme qui? Chi è che dorme in questo letto? La sottoscritta dorme da sempre qui. Mia... Che è c'è? Proprio questo il piccolo problema. Da quando Sole è arrivata, dorme nel tuo posto. Cosa? E perché avete lasciato che dormisse nel mio letto? Che vuoi da noi? Le abbiamo detto che il posto è tuo, sì, ma non ci ha sbagliato. Sì, ci ha detto che i letti non sono riservati. Di conseguenza, ora questo letto è mio. Ah sì, questo? È quello che credi tu, finta bionda. Mora pentita! Rivoglio il mio letto. Ma che maniera di entrare è questa, Colucci? Beh, ha ragione, mi scusi, mi perdoni, ma è un'emergenza, signor Dunov. C'è un'intrusa di là, una povera intrusa che si è appropriata del mio letto. Lo rivoglio immediatamente. Aspetti. Veniamo se ho capito. Lei mi sta dicendo che la nuova allieva, la signorina Sol Rivalora, ha preso dalla sua camera il suo letto e l'ha messo nel corridoio? No, non mi sono spiegata, signore, no. Sto cercando di dirle che quell'intrusa ha occupato il mio posto all'interno della mia camera. Il passato è passato, Colucci, quel che è stato è stato. Le potrei citare almeno un'altra dozzina di modi di dire, non facciamo un dramma di ogni cosa, per favore. Va bene? E poi lei è tornata troppo tardi. Pertanto adesso non può fare irruzione qui e pretendere che io ritorni su quanto stabilito. Però io... Però nulla. Ora torni nella sua camera, occupi il letto che le hanno lasciato libero e non si azzardi mai più a molestarmi con sciocchezze di questo genere. Sono stato chiaro? Ti aiuto? No, non serve. Amore mio, perché non parliamo? Io sto male. Prima ti ho visto parlare con tua madre. Che voleva? Sai che c'è? Mi stanno aspettando. Vuoi scusarmi? Aspetta. Va bene. Quando avrai voglia di parlare, ti ascolterò molto volentieri. Scusa. Ehi, Guido! Che gli prende? Gli è caduta questa... gli scrivi anche letterine profumate. Veramente romantica. Tieni, rendila al tuo cavaliere. Ciao. Maneggiali con cura, costano un bel po'. E sai quanto me ne importa? Spero soltanto che a quella finta bionda cada la parrucca. Ehi, non osare valicare il confine. Rimani nella tua zona, idiota, sei sorda? No, ma la smetti di blaterare. La tua voce è così gracchiante che io non capisco. Io non blatero, mi hai capito? Potresti frenare la tua isteria? Una sciocchezza, sta diventando un dramma. Sta zitta, ignorante usurpatrice che ha preteso di dormire nel letto della mia amica. Tu sei senza cervello. Sei proprio fuori di testa. Non lo sai che quando arriva una nuova allieva si deve sottomettere alle più anziane, non hai capito? A meno che tu non sia qui per farti delle nemiche. Calma, mia. Sta calma perché io e Vico vedremo di occuparci di questa ignorante usurpatrice e vigliacca. Le faremo passare la voglia di sfidarci. Guido, ieri sera mi hai fatto sentire donna come non aveva mai fatto nessuno. Spero tanto di rivederti presto. Ti mando un bacio appassionato, tua Natasha. Se non resisti alla voglia di venirmi a trovare, chiamami. Numero del cellulare 154333.
Salve, parla Natasha? Sì, sono io. Chi è che parla? Beh, parla la sorella di Guido. Scusa tanto, ti ho chiamato perché lui mi ha detto che potrebbe aver lasciato l'orologio a casa tua e che potresti averlo trovato. Può essere? No, io non l'ho trovato. Piuttosto gli puoi dire che mi ha lasciato addosso una gran voglia di lui. Ah, beh, perdonami se ti ho disturbata, ciao. Aspetta, aspetta solo un secondo. Guido mi ha detto che io e te ci conosceremo presto. Sai, andiamo molto, molto d'accordo. Pronto? Sì, servizio clienti. Posso disdire un contratto? Sì, questo cellulare. Sì, certo, subito. Problemi, caffè? No, è che io Vico non la capisco, È strana. Se sono strana, non pensi che ci sia un Vico, buon motivo? Vico, ti prego, dimmelo. Non è simpatico passare per cornuta. No, non capisco. Che significa? Non conosci Natasha, No. Io so tutto, Guido. Aspetta, chi è e Natasha? E non provare a fare l'ingenuo. Chi è Natasha? Io non Basta, so chi è. Basta, non mi prendere in giro. Guarda che non mi sono istupidita. Ti ho detto che so tutto quanto. Aspetta, io non ci sto capendo un cavolo. Mi sembra che tu stia delirando. Chi sarebbe? Ah, sì? Se sto delirando, questa me la sono inventata. E che roba è? Perché ora non vai a chiamare la tua amichetta per dirle se puoi tornare a casa sua? Tra noi è finita, Guido. Aspetta, Vico, mi prendesse un colpo Sei se so un di cosa... porco! Perfetto, è caduta nella trappola. E adesso tocca a Sol. Pensiamo ad altro, usciamo da questa stanza, andiamo al bar, prendiamo qualcosa, cambiamo argomento, cerchiamo di distrarci. Ciao. Franco. Papà, come stai? Ciao. Bene, sono mancata per un bel po'. Era ora che venissi a salutarmi. Non volevo starti col fiato sul collo, però ora ti devo parlare. Beh, allora vi lascio soli, a più tardi. Ok, grazie. Prego. Di cosa mi devi parlare? Di quello che hai combinato, Mia. Sono estremamente deluso dalla tua condotta, dalla tua maniera di gestirti. Non hai responsabilità. Sai che significa questo? Che non potrò mai più fidarmi di te. Ma tu hai ragione, ma per favore, papà, perdonami. Ho pensato di chiamarti, però temevo mi avresti detto di tornare. Ma ti ascolti, è una follia quello che mi stai dicendo. Tu hai 15 anni, sei ancora immatura. Devi rispettare certe regole, certe norme, ancora per qualche anno, che ti piaccia oppure no. Papà, tu mi hai detto che ti fidavi di Manuel, che era un ragazzo maturo per la sua età e poi che ti faceva stare tranquillo sapere che stavo con lui. Mia, per favore, ora non prendermi in giro. Io sono tranquillo quando tu sei con Manuel, se andate a pranzo, se andate a passeggiare, anche se andate in Messico da sua madre. Ma non lo sono se andate in giro per il mondo senza dirmi nulla. È una follia, una cosa da irresponsabili. Te lo dico sinceramente, proprio non riesco ad accettare questo tuo comportamento. E poi, a parte tutto, il nostro è un rapporto basato sulla fiducia, o no? Perdonami. Sì, va bene, ti ho già perdonato. Però ti meriti una punizione. Quindi ho deciso che a partire da ora avrai il 60% in meno di paghetta. E guarda che ci sono andato leggero. È giusto così. Però se devo dirti la verità, rifarei ciò che ho fatto. Papà, Manuel è importante per me. Sì, ma non ti giustifica. Dimmi una cosa. Le vacanze in Messico non ti sono bastate? Perché... No, perché la madre non ci ha mai persi di vista e noi avremmo voluto... Insomma... Lui e io, lo sai, volevamo stare da soli. Questo è un altro tema che noi dovremo affrontare. Quale tema? Del sesso. Vieni, piccolo, vieni, parliamone. Vedi, io so che non abbiamo mai affrontato l'argomento, però credo che il momento sia arrivato, no? Perché credi questo? Amore, sei stata 2 mesi da sola col tuo ragazzo.
E dopotutto, non sei più una bambina. Ma scusa, come no? Sarò la tua bambina tutta la vita. Non sono forse la più bella del mondo, col papà più bello del mondo, del mondo, del mondo, del mondo, del mondo? Sì, amore mio. È la verità, sarai sempre la mia bambina, però sei anche la donna del tuo uomo. E anche se di norma questo è un tema che affrontano le madri con le figlie, a me toccherà spiegarti certe cose. Mi puoi dire quello che mi devi dire? Nulla, io dico, tu e Emanuele non avete avuto rapporti sessuali? Papà! Perdonami, tesoro mio, lo so che questo è un tema difficile, che non sono un padre moderno, però io sto cercando di fare del mio meglio non per cercare... Non è importante se sei antico o moderno. Sono cose mie. Sì, lo so, non voglio entrare nella tua intimità, non voglio giudicarti se hai deciso di non confidarti. Voglio solo essere certo che tu ci abbia pensato bene. Sai quanti ragazzi dovrò mettere in soggezione, vita mia? Non dire così. Ma come no? Non te ne rendi conto? Dai. Sei la più bella ragazza del mondo, amore mio. E ad ogni modo, la verità è che oggi non è strano che una ragazza di 15 anni abbia dei rapporti. Fino a pochissimi anni fa una cosa simile sarebbe stata assolutamente impensabile. No, 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 non guardarmi così, non farlo, perché io sono più imbarazzato di te. Ti dico una cosa mia, io spero che tu agisca in modo responsabile, cosciente, perché papà, così potrai vivere papà, l'amore papà. In maniera più sana. E che succede? Con Manuel non è ancora successo nulla. In Messico c'era quasi sempre sua madre. Beh, alle Galapagos abbiamo alloggiato in camere separate. Non ti garantisco che arriverò vergine al matrimonio, no? Però, beh, non so se sono pronta, papà. Ti amo tanto. Lo so, papà. Ti ringraziamo per averci salvate. Bianca, va a controllare se Blas ci ha seguiti. No, 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 ci vado io. Lei si fa prendere dal panico. No, quindi... no, è meglio che tu rimanga qui. Di che mi devi parlare? Ascolta, t'ho salvato, ma nulla è gratis. Tu devi confessare quello che hai fatto col modello di tua sorella. Ma sei pazzo? No, no. Bene, allora puoi dire ciao a questo bel musetto. Feli. Ciao. Ciao. Posso dirti una cosa molto sinceramente? Fra tutte le compagne di classe, tu sei la più simpatica. Se fosse per me, io non litigherei con nessuno. Tu puoi contare su di me per qualunque cosa. Sei una ragazza disponibile e brava. Non capisco com'è possibile che qualcuno si approfitti di te. Ti dico una cosa. All'inizio giuro che ti detestavo, però adesso cominci a essermi simpatica. Però se vuoi essermi amica, devi esserlo anche di mia. Quindi io cercherei di socializzare, avvicinarmi, parlare. Beh, non lo so, per il momento pensavo solo di sviluppare il rapporto fra noi due. Insomma, di altre non mi importa, no? Come vuoi. Professore? Sì? Mi potrebbe aiutare? Mi rispiega l'esercizio? Temo di non averlo capito bene. Hai già consultato Marcos o Laura? Sì, ma è inutile, non l'ho capito. E lei aveva detto che dobbiamo impararlo molto bene. Sì, 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 va bene. Facciamo una cosa, dopo la ricreazione passa in sala professore e ne parliamo, ok? A dopo. Stai tranquillo, ci sarò. Permesso, permesso, sì? Professoressa, le potrei parlare, per favore? Sì, però in fretta, perché come vedi ho lezione, cosa vuoi? Vorrei che ascoltassero anche i ragazzi. Ah. Al collegio è stata commessa una vera ingiustizia. Chi è la ragazza? La sorella di Laura. Ah. È stata punita una persona innocente. E chi sarebbe questa persona? Mia sorella Laura. Ho messo io il rospo nel modello. Poteva dirlo subito. Ma me l'ha ordinato lui. Cosa? Perché? No, se lo stai inventando non può essere, no? Altro che se è vero, anche dei testimoni. Beh, non vedo perché non dovrei crederle. Di conseguenza, dopo la ricreazione vi voglio entrambi in sala professori per un confronto. Perciò, se il coseno è questo, non ci resta che... È complicato? Perché se no mi fermo qui e ricomincio a spiegare da capo, non ho problemi. No, il problema è che... È che non mi stai ascoltando. Sto tentando, ma proprio non riesco a concentrarmi. E perché? Che ti succede? È che... Oh, pardon. Che fa qui questa allieva? Per quanto ne so io, non è ancora un'insegnante.
e questa qui è la sala professori. Sì, 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 lo so, però mi ha chiesto spiegazioni e visto che la sala era vuota, gliele sto dando qui. Ora capisco. Già. Va bene, ma per preparare la mia lezione mi serve silenzio tombale, quindi appena finito mi avvisi. No, 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 si figuri, come lei ha detto, questa è la sala professori e serve a loro, perciò Sol, ti chiedo di ritornare in classe. Ma non ho ancora capito. Sì, lo so, ma fra due minuti suona la campanella, quindi finirò di spiegarti in classe. Mi scusi, è permesso? Veramente direi che già l'ha fatto. Mi dice che cosa vuole? Sua figlia è tornata. Che accidenti è venuta a fare a casa mia? Nulla, vorrei fare due chiacchiere con lei, soltanto questo. Come le piacerebbe fare due chiacchiere con me? Scommetto che è venuto per insultarmi. No, 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 io le vorrei parlare di noi. Oh, no, per favore, evitiamo gli argomenti poco gradevoli, perlomeno. Signora, lo sa che lei mi fa ridere? A me non capita spesso, ma davvero? Lei mi fa ridere. Beh, lasciamo stare le chiacchiere e mi dica che cosa vuole. Ecco, vede, io la devo ringraziare. Noi non siamo d'accordo quasi su niente, ma lei ha fatto una cosa importante per me. No, no, voglio che sia chiaro che non l'ho fatto per lei. Non era mia intenzione. Quello che ho fatto, signore, l'ho fatto soltanto per mia. Beh, questo cambia poco. Ah, sì? Ha fatto il primo passo, perciò le propongo una tregua. Una tregua? E perché? Signora, i nostri destini sono uniti. Per merito o per colpa delle nostre figlie. Dobbiamo dare loro un'immagine di coerenza, di maturità. Quindi dobbiamo agire per il meglio. Ossia? A cosa pensava? Le va di venire a cena con me stasera? Per parlare un po' di noi. E anche di altro. Ah, beh, non sapevo che ci saremmo ritrovati in tre. Sennò avrei portato un'amica. Ha fatto molto bene a venire a parlare con me. Sua sorella quindi non sarà punita ingiustamente. Ma pur rappresentando il suo gesto come una valida attenuante, lei resta la principale responsabile dell'accaduto. E questo che cosa vuol dire? Professoressa, lei non ha colpe. Sono io l'unico responsabile. Oh, ma allievo Blanco, perché vuole attribuirsi questa colpa? Ho fatto indagini al riguardo e ho saputo che la signorina Laura e lei non vi dispiacete affatto. Quindi non ci sono motivi perché lei si comporti in questa maniera. Sì, c'è un motivo. Io ho chiesto a Laura di uscire e lei mi ha detto di no. E allora ho praticamente obbligato Lola a piazzare il rospo. Gliel'ho dato io. Perciò sono io l'unico responsabile. Oh, bene. Data la confessione delle parti, nonché alla luce delle prove, vado a parlare col signor Dunoff perché trasferisca tutte le annotazioni scritte alla signorina Laura Reghi dentro il suo fascicolo. Così va bene? Sì, professoressa, benissimo. Sì, perfetto. D'accordo, e adesso toglietevi di torno. Fuori dai piedi, andate, andate. Da... Scusa, io... Devo essere orrenda se ti ho spaventato così. No, no, il fatto è che ero distratto, non ti ho proprio visto arrivare. E di conseguenza Bene. Ho reagito allora in quel modo. Allora ti posso chiedere un piccolo favore? Sì, certo. Mi potresti aiutare con il compito di letteratura? Mi trovo in seria difficoltà. Volentieri, fa comodo anche a me, perché sono appena tornato, la mia mente è ancora in vacanza e devo riprendere il ritmo. Perché non ci vediamo più tardi in biblioteca? Studiamo e ripetiamo insieme. Mi sembra un'ottima idea. Ci vediamo Davvero? Dopo, Gioia. Ok. A dopo. Amico, ti stanno soffiando la ragazza. Tienila d'occhio. Pablo, Manuel, abbiamo le prove, andiamo. Ah, sì? Presto. Ah, Choppy, non so che cosa fare. Quel Francisco è strano. O mi sta preparando qualche brutta sorpresa o è completamente scemo. Riflettici e prima o poi arriverai a una conclusione. Let's go. Ah! Ragazzi, sto fremendo dalla voglia di salire sul palco e cantare. Sì, lo viene a dire a me. E Pablo dove è? Sarà sicuramente a sbaciocchiare qualche ragazza. Non stai che mai ancora... zitta, eh? Stavi forse prendendo appunti, no, allora... ero al bar, sei diventata... Adesso becca, basta. Ehi, ricominciate già dalla prima riunione degli Airway, per favore. Manuela ha ragione, ragazzi, pensiamo al nostro futuro. C'è poco da pensare, è tutto chiaro, la band deve continuare. Io voglio i teatri pieni di gente. Ah, sì, sarebbe bellissimo. Ma non possiamo dimenticare che Duno fa minacciato di cacciarci se continuiamo con la band. E dopo quanto è successo avrà gli occhi puntati sulle classi del quarto anno. Durante le vacanze ho vissuto i momenti più belli della mia vita con la persona che amo.
Perciò ho la forza e lo spirito per lottare sia contro Dunov che contro il mondo. Ehi, Breck, buoni. Però non dimentichiamo che non abbiamo più un posto in cui provare, perché Dunov ha già fatto sparire l'impianto. No, un posto in cui provare si troverà. Basta solo che vogliamo continuare. Ma vogliamo o no? Sì! Io lo voglio. Anch'io. Proprio oggi stavo ripensando a quel viaggio ai Caraibi, alla crociera, alla tranquillità, alla pace. No, amore mio, per me è stato come andare in guerra. Molto peggio della guerra. Ehi, buoni, calmi. Personalmente ero partita con le migliori... Tranquilli, per favore. Devi scusarmi, Andres, ma il solo fatto di ripensare a quel viaggio allucinante mi ha fatto venire come... Anche la nausea, a me, sì. Devo andare in bagno. Vada permesso. Che dolcezza, quella donna. Come? Che c'è? No, dimmi che c'è. Non fare versi di questo tipo, sì, per favore. Sì, va bene. È una bella donna. Sì. Ah, con questo vuoi dire che non ti interessa? E a te? No, l'ho chiesto io per primo. Non cominciamo con le stupidaggini. No, non è una stupidaggine. L'hai chiesto prima comunque tu. Rispondi alla domanda. Oppure no? Ti interessa, Sonia? Perché se sì, io rinuncio. D'altra parte, se non ti interessa, io mi ci butto a pesce perché mi piace da morire. T'ho fatto una domanda? Sei interessato a Sonia Ray? Sai che ti puoi fidare di me. Ti interessa Sonia, sì o no? Cosa fai, Andres? Sei rimasto ipnotizzato dall'uomo di gesso? Lo so, la faccia screpolata e da un momento all'altro cominceranno a cadere i pezzi di scuola. Ma vada a sistemarsi il vestito. No, aspetta, Alec, che cosa importa del mio vestito? Stavamo parlando di una certa cosa molto tranquillamente. Se sei interessata all'argomento, sì, puoi partecipare. Ma certo che partecipo. No. Aspettate, non credo che sia, non credo che sia il caso, sì, di proseguire. Certo, scusate, no, un minuto. La cosa mi interessa, moltissimo. Un minuto, sì. Pronto? Marshall. Come? 20 feriti... laboratorio di Tokyo. Sì, ma com'è possibile? No. Io sono il socio maggioritario. Hai fatto bene a chiamarmi, certo. Ma i sistemi di sicurezza sono tutti a norma. Qual è il problema? Come stanno i feriti? No, sta tranquillo. Cerco di partire subito. Non posso restare qui. Sarei un irresponsabile. Grazie di aver chiamato. C'è stato un incidente a Tokyo. Devo andare sul posto. Non si sa bene ancora che cosa sia successo e come. Andres, devi farmi un favore. Certo, va bene, puoi contare su di me, lo sai. Lascio tutta l'attività in Argentina nelle tue mani. Ma soprattutto voglio una cosa. Che ti prenda cura di Mia. Va bene. Posso chiedere un favore anche a lei? Sì, mi dica pure. Dovrebbe aiutare Andres con Mia. Lui la conosce da quando era bambina, ma sembra che mia figlia ascolti soltanto lei. Sì, vedrò di aiutarlo. Però io vorrei che le fosse chiaro che non lo farei se non fosse per il grande affetto lo so, che nutro per quella povera bambina. Sì, lo farò per mia, perché è nel mio cuore, perché lei è sempre nel mio cuore. Comunque vi ringrazio moltissimo dell'aiuto. Grazie. Non so voi due quale problema abbiate. So solo che non voglio stare fra l'incudine e il martello. Per questo ti sei incolpato di quanto è accaduto? Sì. Altrimenti... le cose fra te e tua sorella sarebbero anche peggiorate. E vivo male io in certe situazioni. Temo che dovrei abituarti, perché mia sorella è una di quelle persone sempre pronte a... Per me siete completamente pazze, completamente! Certe volte io mi domando se siete sorelle davvero. Che cosa fareste l'una senza l'altra, eh? Marcella ha bisogno del mio aiuto. No. Ah, sì! Sì, Gloria, per favore, potrebbe stasera gentilmente darmi una mano con lo studio? Ne sarò lieta. Ah, grazie. Non doveva neanche chiedermelo. Non ho mica intenzione di perdere il treno. Leggere e ripetere tutto il capitolo 1. Visto, Mia, che ti dicevo? La odio. Mi fa venire i capelli bianchi, la odio. Oh, tutto il capitolo 1. Ma ci vogliono ammazzare. No, sapere che cosa state combinando, eh? Ma amore, che ti prende? Non ti pare di... Non mi toccare, Manuel, ti ho visto! Ti ho visto mentre facevi lo scemo con questa, amore, ti ho visto! Amore, calmati, stai facendo una scenata inutile, per favore. Io ti amo, te l'ho sempre dimostrato, vuoi che mi tatui questa frase sulla fronte? Certo, sull'isola è andato tutto bene perché non potevi mica fare la corta alle palme. Amore... Però qui è diverso, qui al collegio, appena hai visto un paio di gambe... Calmati! Come ti detesto, Manuel! Ma hai preso un colpo di sole, amore! Ah, ho preso un colpo di sole, eh? E tu allora? Tu non facevi lo scemo con questa, eh?
Andiamo, Feli, andiamo! Aspetta, Mia! No, Manuel, fermati, lascia perdere. Non sai che tutte noi ragazze siamo un tantino possessive? Certo che se ti amasse sul serio, forse ti dovrebbe lasciare un po' più libera. Mia non è possessiva. Senti, se vuoi andare a parlare con lei, fai pure. Però io aspetterei almeno un pochino. E comunque vedrai che presto si renderà conto da sola di quanto sia stata ingiusta con te. Bene, torniamo a leggere il Don Chisciotte. Ok. Sbrighiamoci, non ho tempo da perdere. E per favore smettila con la commedia della madre preoccupata e responsabile, sei una pessima attrice. Piccola, so che sono una madre difficile. Però qualche cosa di buono l'ho fatto, per esempio ti ho mandata in quel collegio. Sì, mamma, ma perché? Perché tu non mi volevi qui intorno. Andiamo, Victoria. Il problema è che siamo una famiglia non proprio convenzionale. Quando quel miserabile di tuo padre se ne andò, io persi il mio equilibrio. Abbiamo parlato spesso di questo. Non avevo più uno scoglio a cui aggrapparmi. E poi anche Augusto, il modo in cui si è comportato. Sai, amore, io credo che tu sia quella che più si avvicina alla normalità. Non sono una persona che non commette mai errori, però io credo di essere una buona guida per te. Va bene, mamma, che cosa mi devi dire? Lascio questa casa, vado a vivere con Emilio. Bene. Va bene, vai. Io resto qui. No, amore, non te lo sto dicendo perché tu venga. Fra l'altro, io e lui lo abbiamo deciso perché vogliamo stare da soli. Tu ed io resteremo in contatto, ma dovrai rimanere permanentemente in collegio. Aspetta, no, mamma, ma come permanentemente in collegio? E dell'appartamento che ne sarà? Com'eri carina. Mamma, l'appartamento! Il contratto d'affitto è scaduto e non intendo rinnovarlo. Porterò via tutto. Non posso credere che tu faccia questo. Guarda che ci vivo anch'io in questa casa, e in parte è anche mia, mamma! Non posso continuare a pagare l'affitto, a buttare denaro solo perché tu possa usare questo posto come rifugio nei tuoi momenti di malinconia. Quando te ne vai? Entro domani mattina, ma non ti preoccupare, tesoro. Tu puoi lasciare qui le tue cose fino a fine mese. Non c'è problema. Amore mio. Ciao. Papi. Che c'è? Perché mi hai chiamato? Tesoro, devo andare a Tokyo. C'è un grosso problema e devo partire subito. E quando tornerai? Non lo so, spero presto. Io torno e tu te ne vai. Sì, ma non preoccuparti. Resteremo in contatto, parleremo al telefono ogni giorno, ci scriveremo delle email. Mi mancherai da morire. Mi mancherai anche tu, amore mio. Come potrebbe essere altrimenti? Come potresti non mancarmi? E comunque non rimarrai sola. Ho chiesto ad Andressa di occuparsi di te. E poi ho parlato con Sonia. Qualunque cosa ti dovesse servire, chiedila a lei. Papà, io ti voglio dire solo che... Che cosa, amore mio? Che ti voglio bene con tutto il mio cuore. No, anch'io ti voglio bene con tutto il cuore. Sei la cosa più importante della mia vita, lo sai. Prima che me ne dimentichi, riguardo al discorso dell'altro giorno, sappi che mi fido di te come di nessun altro. Ti ringrazio. Anche se una parte di me non lo vuole accettare, so bene che non sei più una bambina. Ma io sarò la tua bambina tutta la vita. Amore mio. Si sente male, Gloria? No, mi stavo riposando un po', signore. Sì, stavo riesaminando quei famosi post-laurea. Ah, sì. Io credo che lo studio dovrà essere molto più intensivo. Ah, sì. Ha problemi? Non avrà paura? Che domande, Gloria? Sì che ho paura. Continuare a dirigere il collegio ed occuparmi dei post-laurea è comunque una fatica molto grande. Io non sono più un ragazzino. No, e meno male che non è un ragazzino, signore. Lei è... Lei è un uomo
esperto e deciso, che sa perfettamente quello che vuole, quello che gli conviene. Il collegio forse non esisterebbe senza di lei. Grazie. Grazie, Gloria. Apprezzo molto l'appoggio che mi dà. Però, nonostante i miei sforzi, non credo sarebbero sufficienti 24 ore al giorno. È un lavoro che richiede tempo. Beh, lei me lo deve soltanto chiedere. E io lavorerò anche di notte. Proprio non me la sento di abbandonarla. Gloria, ci può lasciare soli? Sì. Jamie, lei mi ha sorpreso proprio mentre studiavo, ecco. Come mai qui a quest'ora? Mi sono preso 24 ore per riflettere prima di agire. La vergogna che ho provato davanti a tutti quei genitori del quarto anno per la pagliacciata della bomba è stata enorme. Sì, ma per favore, Ciamendi, sono cose che si dimenticano rapidamente. Fra una settimana chi se le ricorderà? Lei è un illuso. Qualche padre mi ha chiamato per lamentarsi dell'odioso maltrattamento ai ragazzi del quarto. Qualche padre? Degli allievi del quarto? I genitori sono peggio dei loro figli. Io non sono venuto qui ad ascoltarla, è lei che mi deve ascoltare. La commissione direttiva ha deciso di sollevarla dal suo incarico. Mi perdoni, forse non ho... Come ha detto? Lei non merita più di guidare la Elite Way. È licenziato. E comunque non mi ha chiesto nemmeno come stavo. Mi ha solo trattato come una visionaria. È rimasto appiccicato a quella gatta morta. Per favore, dai, cerca di calmarti. Non fare così. Non posso. Perché se vedi uno che sta male, tu che fai? Mi avvicino e gli parlo. Come faccio ora? Ma certo, è ovvio. Si presuppone che Manuele, la persona che più mi ama al mondo, lo faccia. E non mi lasci qui a piangere da sola. Oppure che lasci passare questo brutto momento e che venga a parlarti quando sarai un po' più lucida, Mia. Evidentemente io ho bisogno di una persona che abbia più attenzioni verso di me. Quello che ho vissuto sull'isola è stato bello, però può darsi sia stata un'illusione. Basta piangere, non ti posso vedere così, lo dico sul serio. Io amo molto Manuel, lo amo molto, però lui invece no, non mi ama. Non dire così, come lo puoi solo pensare? Eccolo, vai, gli devo parlare. Come va? Ti stavo aspettando. Il motivo? Manuel, quelli che ho vissuto con te sull'isola sono stati i momenti più belli della mia vita. Però ho deciso che ti voglio lasciare. Che?